seguo 180 grammi di farina, di cui 90 di fumina e 90 di farina del 00, 180 grammi di zucchero, crema di nocciole, marmellata di favole, lavagna, un po' di rum e la panna. Inizio a frullare le uova. Metto lo zucchero. Dopo aver montato le uova, mi vado ad aggiungere la farina piano piano. Basso verso l'alto. La vado a mettere in una teglia 40x40. La vado ad infornare in forno caldo statico a 180 fino a cottura. Dopo 20 minuti di cottura è cotto. Ora lo tolgo e me lo vado a girare. Dopo che il rotolo si è raffreddato, lo vado a farcire. Di bagna e ho messo un cucchiaio di marmellata di fragola. Ora metto 3 cucchiaini di rum. E vado a bagnare. Mi vado a preparare la crema di nocciole con la panna. Ho messo 3 cucchiai di crema di nocciole, 3 cucchiai di panna. Ora ne metto altri 3 cucchiai per la marmellata di fragole. Dopo aver amalgamato bene, vado a passare sopra la crema di nocciola. Al secondo strato panna e marmellata di fragole. Vado a stendere uno strato di panna. Finita di stendere la panna, vado a decorare. Eccola pronta, buona visione.